Cioè, perché vi racconto questo? Non so io forse. Cosa? Cioè, allora non prendiamo perché lo conosco. Perché ci sono alcuni gruppi che hanno letto la mia mail su come vanno costituiti i gruppi e si sono comportati con un programma di calcolo simbolico che doveva risolvere le cose solo dall'esteriorità, possiamo fare questo. Quanto vale? 5 rovesciati. 5 rovesciati. E infatti, se ad esempio c'era scritto che c'era un caso in cui Giovanni Bianchi aveva account G Bianchi, non hanno guardato quale account avessero su CS UniBoyT. Anche se avevano l'account Bianchi, l'esempio diceva G Bianchi e hanno messo G Bianchi. Quindi hanno applicato esattamente in questo modo le regole. Ora ovviamente lo script, quando è andato che doveva generare un pezzo del file di Ggroup, queste qua dice, e chi sono? Allora ho guardato cosa fosse successo e ho detto, questi rimandano la mail, rifanno le cose perché... Tanto più che basta un comando, vi collegate una macchina, fate finger e il nome e vi dice qual è l'account. Anche ora ci può essere la scusa, l'ho fatto fare al collega, il collega non sapeva il mio account, ma quando in un gruppo tutti sono sbagliati, compreso il mittente, mi suona un po' strano. Diciamo, ricordando Lombroso, sapete chi era Lombroso? Non mi pare un atteggiamento molto acuto. Acuto ottuso, che viene usato nella lingua comune per simbolo attenzione, minore attenzione, minor responsività ai fatti del mondo, come lo diremmo in informatichese, arrivo subito, e si deve a Lombroso che studiava dei crani per vedere come erano, cioè c'era fisiologicamente, era possibile guardare quali erano le attitudini del soggetto. Se vi capita, andate al dipartimento di anatomia di fronte di Invernerio, che c'è un bellissimo corridoio pieno di teschi da tutti i due lati tenuti per studiare appunto se c'erano correlazioni fra la forma del teschio e la vita delle persone. Dimmi. E chi non avesse l'account? Chi non avesse l'account deve farlo più presto, non può fare il corso se non ha un account. Ah. Ah, perché lei non ha un account? Perché non ho un account, perché era solo c'era l'esame e l'esamino per averlo. Ho sbagliato la moto, non l'avevi fatto. Male, malissimo. Se non ha l'account, per conto mio non si laurea. Ok, e ho detto. E non è mai fatto accesso in un laboratorio in tutta la sua vita? No, abbiamo fatto perché eravamo gruppi l'anno scorso a fare tipo linguaggi in laboratorio, sono stati in gruppi e sono anche un po' con chi la. Ma lei ha letto il regolamento che non può entrare nel laboratorio se non ha un account? Ah. No, cioè io dovrei darglielo e toglierglielo per un anno? No, sapevo che non si poteva accedere a un computer da soli senza avere un account, con qualcuno che ce l'avesse. E allora lei usava il computer con l'account del collega? C'era collega. Ma chi toccava la tastiera? Collega. Mi raccomando. Perché se in questo momento mi diceva io, chiedevo chi è il collega? Ok? Va bene, no, non va bene.
però non è il suo caso che non aveva l'account, è stato tolto, adesso appena fa l'esame per l'account viene messo, ma è proprio il gruppo che aveva l'account. C'era, ho fatto l'esempio con Bianchi e ha scritto G Bianchi inventandosi un nome di account che non esisteva. Ancora peggio, potevo beccare quello di un collega, non è successo. Allora, ci siete? Avete domande? Faccio un inciso che non c'entra niente, ma sono arrivato lungo per questioni di collegamento. Avevo sbagliato un comando, colpa mia. Non appare un po' curioso che nel momento in cui una grande catena di supermercati fa una campagna di usare per l'acqua del rubinetto, compaia che ci sono delle acque di acquedotto che hanno una concentrazione maggiore alla norma di alcuni inquinanti? Boh, pensa male se fa peccato. Comunque ho qui l'allegato della Commissione Europea. Nessuno di questi è in Emilia Romagna, quindi bevete tranquillamente se volete acqua del rubinetto. Ok? Guarda caso, due comuni fra questi qua elencati sono qua: Bosco Trecase, Terzigno. Che ci sia qualche correlazione? Boh. Va bene. Ok, avete domande invece del sistema operativo? Lo scheduler vi è piaciuto tanto, avete capito fino in fondo. Allora, invito tutti, invito anche i colleghi, entro domani, di fare le ultime variazioni dei gruppi, quelli che si sono sbagliati, che erano l'account e hanno sbagliato. Quelli che non hanno l'account vanno subito a fare domanda e anzi, voi due siete in gruppo assieme? No. Qualcuno del suo gruppo, lei va sul news group e scrive queste due cose. Per parola mia, entro, perché se no mi scopro, entro domani. Tutti quelli che hanno l'account devono mettere a posto il gruppo e quelli che invece non hanno l'account entro domani devono presentare la domanda, ok? Per avere l'account. E mettersi a ricominciare a studiare per fare l'esamino. Allora, processo thread. Noi abbiamo visto il process control block che contiene tante belle informazioni, ma si possono dividere in due grosse categorie di informazioni. Una parte di queste informazioni è relativa all'identificazione del processo e alle risorse che sono state date al processo. Un'altra parte contiene informazioni relative al stato di avanzamento del processo. Quindi possiamo dividere e lasciare, quando abbiamo il sistema multi-threading, al processo lasciamo le informazioni relative all'identificazione e alle risorse. Allora togliamo la O. E invece lo stato, dove stato significa sia veramente lo stato, cioè se è bloccato e running ready, sia lo stato inteso come lo stato del processore, quindi quando viene fermata l'esecuzione del processo, la fotografia dello stato del processore da poter riattivare lo stato del processore viene messa qua e c'è un rapporto
P1N. Ogni processo può avere N thread. Di fatto che cosa c'è? Nel processo, invece di esserci questa informazione, c'è un puntatore a una struttura dati che contiene N thread, ognuno con le sue informazioni. Lo scheduler, se i thread sono definiti a livello kernel, invece di prendere queste cose, prende queste per decidere quale deve essere eseguito. Così, vi dicevo, un browser. Come pensate al codice di un browser? Se voi scrivete un browser, quindi lasciamo qui. Avete due possibilità di scriverlo. Event driven, e quindi avete una specie di while 1, per esempio un poll, l'assistant call poll serve per aspettare da tanti da scrittori di file, e poi uno switch che a seconda di varie condizioni attiva diverse funzioni. Quindi questo unico loop gestisce 10 finestre. A seconda di dove uno ha fatto click, va nella finestra. Voi capite che gestire una cosa del genere è pesante, perché in realtà voi avete N cose concorrenti e gestite con un unico flusso di esecuzione. Mentre invece è molto più comodo è avere un thread per ogni finestra o tab che sia, e poi voi avete ognuno che aspetta i suoi eventi, ma a quel punto non ha più, quindi avete sempre dei cicli infiniti. Poi se uno fa qui da qualche parte qua ci sarà un break. Avete sempre dei cicli, però è per rendere l'idea, non è così naif, però ognuno può aspettare di leggere il suo evento. Questo per la struttura dell'interazione assomiglia alla complessità dell'edge stampa, come poi l'operazione da fare sarà complessa. Questo invece aggiunge della complessità intrinseca della struttura. Ok? Quindi multithreading serve anche per questo. Altri esempi tipici: fare delle operazioni in background, il correttore ortografico mentre inserite il testo. Il tipico dei fogli elettronici è avere sempre attivo in background l'operazione che fai al calcolo delle celle. Poi se voi cambiate un valore che non ha ancora finito il calcolo delle celle, ricomincia da capo, interrompe quello che sta facendo e ricomincia da capo. Come fa a fare due cose contemporaneamente? O fa che in questo modo voi dovreste mettere una gestione di trap. Di segnali, fa il ricalcolo, ma se nel frattempo spingete un tasto c'è una gestione asincrona. Ok? Fate in questo modo, avete la gestione del tasto e il calcolo, molto più comodo. Tutti i sistemi operativi moderni per personal computer ammettono sistemi multithread, tranne l'iPhone fino a poco tempo fa, che non è multitasking, non vediamo se sono multithread, no? Va bene, cioè possiede la copia dello stato del processore, quindi anche per un card, ha uno stack separato, scordavo, ogni thread
quando voi chiamate una funzione, le variabili automatiche, punti di ritorno delle funzioni, vengono caricate sullo stack. Quindi se volete avere multithread, nell'unica area di memorizzazione in cui eseguite i vari thread, gli stack devono essere separati, perché ogni thread ha la sua storia di chiamate di funzioni, ha la sua elaborazione, mentre invece codice, dati, risorse di input output sono condivisi. Vedete qua quei vermicelli, in realtà rappresentano thread. Thread sarebbe il filo in inglese. Perché? Perché tutte le storie, per qualche motivo, forse deriva ancora da Arianna, si vengono legate al concetto di filo. Infatti anche in italiano parliamo di dipanare un racconto. E dipanare è un verbo che viene preso dall'ambiente tessile. Quindi pensare, c'è la storia di un processo, il processo ha una quot vita a sé, ovviamente non è vivo, però l'idea è che fa la sua storia di esecuzione, quindi viene chiamato filo. E vedete che ognuno ha il suo stack. E condividono lo stato di memoria, le risorse allocate, le thread dello stesso processo, quindi file aperti. È più facile condividere, ovviamente c'è, per esempio web browser condividono i parametri di configurazione. In questo momento ho il proxy, ho definito il proxy, tutti i miei thread sanno quale proxy da interrogare. Ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia e si chiama programmazione concorrente. Nel momento in cui si agisce su dati condivisi, occorre mettere in campo tutto quell'insieme di strumenti che abbiamo già studiato e che sono i nostri incubi del giovedì. Va bene? Benefici. Allocare memoria è costoso, quindi se è una cosa la dovete fare, pensate a questo: il nostro browser, uno dice, ma fate più processi, perché non fai più processi? Ma ci sono delle cose condivise, per esempio se avete più tab, la gestione della finestra attorno è condivisa tra i vari tab, come le chiamate nelle linguette? Schede, tab. Se fate più processi, per fare quando devono interagire per la gestione della cornice, l'unico modo che hanno per lavorare è messo a spazi. E quindi conta switch, e quindi perdita di prestazione. Fare conti switch sulla thread è meno costoso perché non bisogna cambiare il contesto di memoria, per esempio. Quando studieremo la memoria virtuale, la memoria, gli MMO moderni, avete contesti di memoria. E quindi se cambiate fra thread dello stesso processo, il contesto di memoria rimane invariato. Creare un thread e installare si richiede un trattesimo del tempo richiesto per creare un nuovo processo, ma qui sì, questa informazione è parzialmente vera, perché si riferisce a un certo tipo di thread. In ogni modo va dato atto a Sun e a Solaris di aver standardizzato di aver creato il primo supporto veramente stabile per multithreading. La Sun li chiamava lightweight process, processi leggeri, proprio per questo. Qui adesso fa la differenza tra i vari tipi di thread. Sì,
Sì. I thread possono essere implementati in due modi distinti: kernel thread e user thread. Quello che abbiamo visto finora, quindi con la tabella processi divisa in parti, sono kernel thread. Il kernel supporta più thread per processo e è in grado di gestire lo scheduling dei thread a posto dei processi. Ma è possibile anche fare user thread, cioè avere un processo, diciamo, ordinario, e fare in modo che una libreria crei l'astrazione del multithreading all'interno del processo. Ovviamente occorre fare attenzione, ovviamente ci sono delle limitazioni che adesso vediamo. Quindi se voi usate user thread, il kernel non sa nulla che voi state facendo il thread. Praticamente questo codice fa in modo che non lo debba scrivere il programmatore, ma è la libreria che lo implementa. Voi scrivete questo, ma queste read si fa in modo che non siano bloccate e che siano delle read particolari che, se nel caso debbano bloccare il processo, mandano avanti un altro thread che prosegue le sue esecuzioni. L'implementazione è molto efficiente perché non c'è nessun context switch, neanche multi switch, per fare lo scheduling fra thread. È una vicenda interna al processo che fa un salto. Dall'altra parte occorre gestire in modo opportuno le chiamate che sarebbero bloccanti per rendere non bloccanti. Se voi fate una vera chiamata bloccante, tipo la vera read che blocca il kernel in attesa di un evento, voi bloccate contemporaneamente tutti i thread del processo. E quindi la libreria si deve preoccupare di fare questo tipo di cose. Kernel thread invece sono quelli supportati da kernel. Non c'è questo problema delle system core bloccanti, perché il kernel lo sa che bloccante e blocca quel thread, non l'intero processo. Però sono più pesanti perché c'è bisogno di multi switch, perlomeno, per anche di counter switch, perché cambiare di un minore counter switch, ma di un counter switch, perché cambiare lo stato del processore per passare fra un thread e l'altro è sempre un context switch. Magari non si cambia il contesto di memoria, il contesto di I/O. Ci sono tre modelli di multithreading: many to one, one to one e many to many. Perché? Perché potete combinare le due versioni insieme. Quindi, se non avete né a livello di kernel né a livello né a livello utente, non avete multithreading. Poi l'avete a livello di kernel e non lo usate, e non l'avete a livello di user, utilizzate il modello one to one, cioè un thread uno visto da kernel. L'avete a livello utente e non l'avete a livello kernel? Avete molti thread, ma ne avete uno solo nel kernel, many to one. Oppure quello più esteso di tutti, li avete da tutte e due, a tutti e due i livelli, e potete combinare queste cose. Potete dire: io vedo 5 thread a livello utente, ma il kernel me ne dà 3. E uso quei 3 thread del kernel per avvicendare i 5 a livello utente. Questo, vedete, many to one
vuol dire che ci sono solo i user thread one to one. Ogni thread è un thread del kernel. Many to many consente di avere thread del kernel e thread del a livello user. Andiamo a vedere lo scheduling. Ah, prima cosa sullo scheduling è il diagramma di Gantt, un nome altisonante per una cosa normalissima. Voi prendete un asse del tempo, visto che siamo in Occidente, siamo abituati a far fluire le cose in ordine lessicografico da sinistra a destra, il tempo più recente, il tempo in futuro sta alla vostra destra, alla mia sinistra, così siamo al condicio, e semplicemente quello indica che dal tempo 0 al tempo T1 il processore viene utilizzato dal processo T1, dal tempo T1 al tempo T2 dal processo T2, dal tempo T2 al tempo T3 dal processo T3. È un modo per dare una rappresentazione di che cosa succede all'interno del processore, per far vedere quali come opera uno scheduler. Se guardate i programmi dei convegni, questa rappresentazione o in orizzontale e verticale è tipica, quindi non è, è abbastanza intuitiva. Se avete due sale in un convegno, potete avete, che ne so, sessioni diverse di lavoro, potete scrivere in quel modo. L'abbiamo già in realtà usato, ve l'ho fatto vedere senza definire che era un diagramma di Gantt, quando abbiamo parlato dei problemi di concorrenza, vi ricordate come la congiura dei filosofi, in realtà ho usato un diagramma di Gantt. Ok. Quindi ogni riga rappresenta il processore. Quando quando è che può esserci un context switch? Cioè prima è in esecuzione un processo, poi va in esecuzione un altro processo. Quando un processo passa dallo stato running allo stato waiting, un processo fa un'operazione bloccante, quindi quel processo va in stato waiting. Il risultato è che un altro processo, se ce n'è un altro ready, prenderà il suo posto all'interno del processore, quindi nell'esecuzione. Quando un processo passa dallo stato running allo stato ready, cioè un quando per esempio finisce il suo time slice, oppure quando per qualche motivo lo scheduler decide che occorre che un altro processo prenda il posto di quello che attualmente è running, quindi quello running diventa ready e un altro diventa running. Quando un processo passa dallo stato waiting allo stato ready, un processo sta attendendo un evento, arriva l'evento, e questo evento può causare non solo il processo, che il processo passi dallo stato waiting allo stato ready, ma potrebbe questa nuova situazione dell'insieme dei processi ready causare un avvicendamento nell'esecuzione. 4, quando un processo termina. Se un processo termina, ovviamente non può continuare a usare la CPU, quindi se c'è un altro processo ready, questo deve continuare. Voi vedete che ci sono due di queste condizioni che appaiono palesi, cioè se uno deve bloccarsi, oppure se un processo termina, non c'è molto da fare,
sarebbe bloccare il sistema, non prendere un altro processo ready e farlo diventare running, posto che ci sia. Invece sulla 2 e sulla 3 si può discutere, perché è possibile fare uno scheduler che sia un processo dove un processo che sia running non venga mai posto nuovamente in stato ready, e se un processo dallo stato waiting diventa ready non perturbi mai il processo che in questo momento è running, rimane quello. Proprio le condizioni 2 e 3, se sono possibili o no, determinano la definizione del scheduler preemptive o no. Cioè, se 2 e 3 sono possibili, è preemptive. Se 2 e 3 non sono possibili, è non preemptive. Quindi questa è la definizione, stavolta fatta in maniera più formale, più definita. Ad esempio, Windows 3.1, macOS Y con Y anche minore di 9. Invece preemptive, contro switch possono avvenire in ogni condizione e sono gli scheduler più moderni. Non preemptive o cooperativi. Perché cooperativi? Perché o meglio, i cooperativi sono un tipo di non preemptive. Le schede cooperative sono quelle in cui i processi collaborano nello scheduler. Abbiamo visto un esercizio di schedule cooperative insieme? No, perché c'era negli esercizi. Cos'è uno scheduler cooperativo? Uno scheduler cooperativo è uno scheduler dove i processi collaborano nello scheduling. Di fatto non esiste supporto hardware, non esiste interval timer per fare lo scheduler, ma ci si rimette alla correttezza dei singoli processi, che loro buon cuore, quando possono, devono chiamare una chiamata che si chiama yield. La yield che serve per il processo, dice: adesso se c'è qualcun altro che deve ha qualcosa da fare, può andare. Quindi un processo scorretto che non chiama la yield monopolizza la CPU. Un processo che va in loop infinito manda in crisi l'intero sistema. Invece lo scheduler preemptive permette di utilizzare meglio le risorse, permette di definire delle politiche in maniera autonoma rispetto ai processi. Quali sono i parametri per scegliere uno scheduler? I parametri per scegliere uno scheduler sono tanti e fra loro spesso in conflitto. E scopo di chi progetta bene le cose è andare a vedere tutti questi parametri insieme e vedere come si adattano all'applicazione. Sceglierne solo uno si farebbe un sistema completamente inefficiente, perché si fanno quei sistemi capaci solo di pubblicare dei bei numeri sui benchmark, poi non servono a niente. È esattamente come in economia considerare un solo parametro come il PIL. Potrebbe essere simile il PIL all'utilizzo della risorsa, andare a considerare
per quanto tempo la CPU rimane idle, cioè inutilizzata. Allora mi dice, vediamo qual è lo scheduler che utilizza al massimo la CPU. Bene, se in un processo, in un sistema avete un processo che fa un mare di calcoli e poi altri processini che servono solo per domandare, che interagiscono con l'utente tipo edito o cose del genere, voi rimandate sine die i processini che fanno input, fate solo quello di number crunching e avete un utilizzo di CPU altissimo, no? Vedete come un parametro si prendono le decisioni sbagliate. Throughput, numero di processi completati per unità di tempo. Questo è tipico dei sistemi batch. Voi avete da fare 100 cose, o meglio, avete da fare un flusso continuo di cose. Voi andate a calcolare quante ne riuscite a completare per unità di tempo. Tempo di turnaround. Quanto ci mette dall'attivazione di un processo o dalla sottomissione alla terminazione? Questo, anche questo è per i processi batch. Perché guardate quello, il throughput. Volete massimizzare il numero di processi che completano per unità di tempo? Se ne avete di quelli leggeri e di quelli pesanti, fate solo i leggeri. Quelli pesanti li rimandate. Ok? E facendo così il numero di processi per unità di tempo è altissimo. Però in questo caso aumentate la media dei tempi di turnaround, perché quei processi che voi rimandate ritardano a dare la risposta. Questi sono, tranne il primo che è universale, questi sono tipici dei processi batch, non interattivi. Poi ce ne sono degli altri. Tempo di attesa. Quanto stanno i processi nella coda ready? Deve essere minimizzato. Perché? Per questo è tipico degli interattivi, per esempio. Importa poco i batch. Se sta molto nella coda ready, vuol dire che i passi di avanzamento sono fra loro lontani nel tempo, cioè fra un passo d'avanzamento e l'altro passa molto tempo e quindi non c'è più l'idea di interattività, perché voi vedete da prima il vostro, se è un po' lungo, vedete la vostra elaborazione che va avanti a scatti. Se è molto lungo, a voi appare che sia bloccato, anche se in realtà dopo un po' si risveglia, perché avete solo aumentato troppo il tempo di attesa. Tempo di risposta, questo è tipico dei sistemi interattivi, il tempo da quando l'utente dà l'input e al momento in cui viene manifestato il primo output. Cosa serve? Per tranquillizzare l'utente che l'elaborazione va avanti. Quello è importante perché se dato un input non si riceve nulla in cambio, c'è la frustrazione di non appagamento di quello che si è fatto e quindi dopo un po' di tempo che si attende, anche se tutto sta funzionando perfettamente, viene ribustropato il sistema, no? Oppure viene ucciso il processo. E così si fanno apparire classifiche, si fanno apparire cose strane che violano il brevetto dell'icona che cambia la sua forma per manifestare l'avanzamento del processo. Se
ricordate la vita di un processo? Come mi ricordate quando abbiamo visto il abbiamo fatto il modello di sezione critica, che abbiamo detto è fuori dalla sezione critica, entra nella sezione critica, è fuori dalla sezione critica, entra nella sezione critica, quindi è un loop infinito. Abbiamo separato quella che era la logica del processo da quello che era l'evento interessante per quello che stavamo considerando. Per i processi a noi non interessa se un processo sta facendo un calcolo o un altro. Per calcolare, per vedere come fare uno scheduler giusto per il processo, ci interessa sapere quando fa attività di calcolo, quindi occupa solo il processore e la memoria, e quando richiede input-output. Quindi noi esaminiamo la vita di un processo come alternanza fra tempi di calcolo e tempi di input output, tempi di calcolo e tempi di input output. Ora il tempo di input output dipende dall'unità, dipende dall'elaborazione che volete fare e varia da il tempo di input output dipende dal device, dipende dall'hardware, non dipende dall'elaborazione che volete fare. Se volete scrivere su disco non mi importa nulla se scrivete video piuttosto che è un editor che scrive un database. La scrittura su disco richiede quel tempo. Viceversa, i tempi di CPU viene chiamata la smitragliata del CPU e la mitragliata di input output burst. I tempi del periodo in cui calcola, quelli dipendono fortemente dal tipo di elaborazione che fate. Se state facendo un'analisi di Fourier, prendete in input un'immagine, dei dati, dei campioni audio, e poi vi mettete a fare tanti calcoli e alla fine pensate addirittura a ray tracing. Ray tracing prende l'immagine, prende il modello dell'immagine e poi comincia a fare conti per ogni punto qual è la luminosità giusta, ok? E alla fine vi dà l'immagine. Quindi di fatto questo CPU burst è lunghissimo. Viceversa, prendiamo il database. Il database non fa calcoli. Ogni pezzo spinto va, dammi la tabella, tirami fuori quel blocco di dati e così via. Quindi ad CPU burst brevissimi ed è sempre occupato a fare IOBUST. Quindi in realtà cambiate quella definizione, perché l'IOBUST è relativo il lungo o il corto. L'IOBUST ha dimensioni che dipendono dall'hardware. Se il CPU burst è molto lungo è CPU bound. Se il CPU burst è molto corto, quindi fa apparire l'IO burst lungo, allora si chiama IO bound. Passato di to bind, cioè legare. È legato alla CPU o è legato all'input output? Andiamo a vedere un po' di algoritmi di scheduling. Il primo algoritmo che vediamo per sistemi batch è un algoritmo non preemptive ed è il più banale. Si chiama first come first served, primo che arriva il primo servito, e semplicemente ha una coda. Quindi ha una coda e quando un processo è ready prende la CPU e la occupa fino a quando non fa un altro input output.
ha elevato i tempi medi di attesa di turnaround perché stanno molto nella coda. Se c'è un processo CPU bound, tiene gli altri processi nella coda ready, quindi il tempo di attesa è alto, e di turnaround perché se c'è un processo del CPU burst, per dare anche solo il primo output deve aspettare che quello si decida a lasciare la CPU. Quindi guardate questo esempio, abbiamo tre processi ready e sono ready in questo momento, vediamo che arrivino insieme ma in quell'ordine. Il CPU burst è 32 millisecondi, 2 e 2. Quindi il tempo medio di turnaround è 32, è dalla sottomissione alla terminazione il turnaround. Quindi 32 più 34 più 36, 34 millisecondi. Il tempo medio d'attesa più 1 a 0 millisecondi di attesa, P2 deve attendere a 32, P3 deve attendere a 34, 22 millisecondi. Ponete che queste, adesso lì abbiamo visto solo un ciclo di elaborazione, ponete di avere un questi tre processi che fanno questa attività in maniera ciclica, quindi abbiamo P1 che è CPU bound, P2 e P3 che sono IO bound, quindi continuamente P2, P1 chiede dei CPU burst lunghi e P2 e P3 chiede dei CPU burst brevi. Cosa succede? Che ponendo che l'input output abbia per tutti i processi un tempo paragonabile, è così, se i vari processi devo scrivere su disco, il tempo per scrivere per i processi è similare, il processo P1 ritarda l'esecuzione di P2 e P3 e vedete c'è la ready queue rimane vuota perché il primo che ha chiesto il input output è P1 e poi anche se P2 e P3 sarebbero stati pronti lì nella seconda esecuzione P1 non possono venire eseguiti perché P1 non può rilasciare la CPU, il sistema è non preemptive. Questo viene chiamato effetto convoglio, convoy effect. E infatti è come con l'SL dell'altro giorno, il comando che ho dato l'altro giorno che faceva passare il trenino. C'è la locomotiva che è fatta dai CPU burst che si portano dietro come vagoncini tutti gli IO bound. Ho detto CPU burst a posto CPU bound. I CPU bound si portano dietro gli IO bound. E poi c'è la CPU libera. Quindi da questo punto non è efficiente. Se vogliamo, ha un solo pregio questo, che ovviamente non provoca starvation. Non può provocarla, perché prima o poi tutti termineranno. Allora viene in mente shortest next CPU burst first o shortest job first e poi perché mi manca shortest job first? Cioè, l'idea è no, va bene, è la stessa cosa. L'idea è, prima il problema era che
eravamo molto, diciamo, democratici, avevamo solo la coda, e quindi mandando in esecuzione non preemptive quelli che hanno tempo di CPU, quando entrano in esecuzione quelli che avevano il CPU burst lungo, gli altri venivano ritardati. Allora uno dice, facciamo la cosa opposta, prendiamo quelli che hanno il CPU burst breve e li mandiamo per primi. Lì su c'è una frase che dovrebbe attirare la vostra attenzione. La CPU viene assegnata al processo ready che ha la minima durata del CPU burst successivo. Ora, c'è qualcosa che non torna. Cioè, io lancio un programma, un processo, e come faccio a sapere se vorrà fare input-output fra un secondo o un'ora? Magari quel processo mi ha preso in giro, ha fatto 3 interazioni iniziali ogni millisecondo e poi ha finito di prendersi l'input, adesso se ne sta un'ora a elaborare. Ora vedremo adesso, come in tanti altri casi nei sistemi operativi, che per fare un sistema operativo perfetto occorrerebbe il device boccia di cristallo collegato in qualche modo al bus, che prevede il funzionamento dei processi nel futuro. Non esiste per vari motivi. Non esiste non solo perché avrebbe complessità computazionale pari a quella del processo. Uno dovrebbe l'unico modo sarebbe eseguire il processo per vedere cosa fare, ma allora se uno esegue il processo, ha già fatto i calcoli, è inutile prendere la decisione. Però vedremo che in taluni casi serve per valutare se le decisioni che si erano prese prima erano quelle giuste o no. Però ricordatevi sempre che scrivere un programma che verifica se un altro programma sta eseguendo un determinato algoritmo o no è impossibile. È uno dei corollari del teorema della fermata che imparerete, o avete già imparato se avete fatto le basi di informatica teorica. Come non si può scrivere un programma che determina se un altro programma si fermerà o no, se andrà in loop o no. Questo è il vero enunciato del teorema della fermata. E formalmente si dimostra che non si può. E lo si fa con due poesie matematiche che si chiamano diagonalizzazione di Cantor e come si dice, enumerazione di Gödel, che sono due gioielli della logica. Ok, andiamo avanti. Quindi abbiamo visto che questo sarebbe bello, perché ci riduce il tempo di turnaround, ci riduce il tempo di attesa. Bello è impossibile, no? Come diceva la canzone. Non mi metto a cantare per il vostro. È impossibile. È possibile fornire delle approssimazioni. Nei scheduler long term, quelli per decidere chi. Una volta veniva usato nelle schedule long term perché pensate uno scheduler non preemptive e pensate a un'elaborazione batch su una macchina sulla quale si paga il tempo di calcolo. Quando uno sottomette un job, non sottomette solo il job, ma dice anche, dà anche un time out, dice questo job al massimo verrà eseguito per tot millisecondi. Perché? Perché se no basta un errore di programmazione, un loop infinito,
com'è con i gestori telefonici quando avete il traffico internet, che vi svuota il conto, no? Basta che vi scordiate queste elaborazioni in loop e buttate via un sacco di soldi. Ma questo parametro in cui il programmatore diceva: guarda, io so che il massimo di elaborazione per questo è 10, 100, e uno stava attento per evitare di buttare soldi, serviva lo scheduler a lungo termine per dire qual era il più, avere un'approssimazione, qual era quello più breve o più lungo. Quindi chi si trattava di rischiare di più perdeva per giunta in priorità nello scheduling. E nel breve termine si usa il solito meccanismo delle previsioni. Come fate a prevedere il tempo di oggi? Guardate come si muovono le nuvole e poi ipotizzate che nel prossimo futuro le nuvole continueranno a muoversi coerentemente con il prossimo passato. Ok? E lo stesso si può fare per calcolare i tempi di CPU. Si fa in questo modo. E tenete conto di questo algoritmo, perché può essere utile in tanti casi. Si chiama il metodo della media esponenziale. Tau n più 1 uguale alfa tn più 1 meno alfa tau n, dove alfa è definito in questo intervallo. Ovviamente se mettete 0 1 sono due case limite, dove tau n è la previsione per il ciclo n più unesimo. Tn è il tempo impiegato al ciclo unesimo, tau n è la previsione a tempo n. Cosa significa fare in genere alfa x più 1 meno alfa y, dove alfa è un numero tra 0 e 1, significa fare una media pesata fra x e y. Ok? Se mettete 0 avete y, se mettete 1 avete x, se mettete 0,5 avete la media aritmetica, e praticamente decidete con questo alfa se per voi vale di più x o vale più y. Quindi cosa significa? Se voi mettete un alfa alto, vuol dire che tenete molto in considerazione l'effettiva durata del CPU bus precedente e tenete in scarsa considerazione quelli ancora prima. Se invece mettete un alfa molto basso, tenete in scarsa considerazione l'ultima rilevazione reale e tenete in alta considerazione tutte le precedenti. Ora, facciamo solo un passo. Tau n più 1 è uguale ad alfa tn più 1 meno alfa, ok? Per tau n, ma tau n è alfa t n meno 1 più 1 meno alfa tau n meno 1, ok? Va bene?
Sì. Quindi questo fa alfa tn più uno per meno alfa per alfa tn meno 1 più 1 meno alfa quadrato tau n meno 1. Poi per, se lo portate ancora, ok, lo rispettate ancora, avete 1 meno alfa al quadrato per alfa tau n meno 2 qua dentro. Uno. Quindi vedete che per il fattore tn meno 1 avete 1 meno alfa meno alfa per alfa, poi avete 1 meno alfa quadrato, 1 meno alfa. Cosa significa? Che il fattore che date alla storia comporta una perturbazione della valutazione attuale esponenziale su il numero di passi trascorsi, quindi l'avete esponente 1 per il precedente, esponente 2, quindi ponete di avere 0,5 alla storia, vuol dire che considerate 0,5, un fattore 0,5 è quello precedente, 0,25 è quello ancora prima, poi 0 e 125, non lo so, il quadrato di 0,25, e va giù esponenzialmente. Quindi fate una media in cui considerate, ricordate che gli esponenziali di valori minori di 1 tendono asintoticamente a 0. Quindi considerate, secondo una successione esponenziale, i valori storici. Se mettete alfa può essere considerato un valore di inerzia. Se voi mettete un alfa alto con la formula scritta così, se mettete un alfa alto, quello che ottenete è che avete una valutazione che varia molto rapidamente, ma è in grado di farsi perturbare da picchi momentanei, altamente da picchi momentanei. Se invece mettete un valore di alfa basso, vuol dire che avete un sistema con molta inerzia, vuol dire che delle variazioni, diciamo picchi momentanei, vengono come si dice, smooth, vengono limati. Ma viceversa ci sono pro e contro. Se avete un programma che lavora a passi d'avanzamento, quindi per un po' è stato IO bound, poi diventa CPU bound, cioè di colpo aumenta la durata del CPU burst. Se avete alfa alto si modifica presto, se avete un alfa basso il rate di convergenza è molto lento. Al limite, se avete alfa uguale a 1 prendete come valore il precedente, se avete alfa uguale a 0 prendete il primo e non vi spostate mai dalla valutazione del primo. Ok? Perché vedete, il primo termine avete tau n più 1 uguale tau n meno 1, così tau n, tutti i tau n sono uguali. E questa è la media esponenziale. È un metodo che serve per prevedere il futuro, purché il futuro abbia un andamento abbastanza omogeneo. Nota importante, shortest job first può dare luogo a starvation. Perché? Perché andando sempre in esecuzione quelli che hanno CPU burst brevi, se i processi IO bound fanno starvation su
tutto il processo si sviluppa under. Ok? E questo non è un guaio da poco. Ne esiste un'altra versione, quello che viene chiamato shortest remaining time first, che è leggermente differente. E poi anche, come funziona? Da sempre starvation. Comunque, voi calcolate il CPU burst, la durata del CPU burst attuale, vi viene n millisecondi. Lo scheduler a questo punto scopre che è quello di durata minima e mette in esecuzione questo. Ad un certo punto termina l'input di un processo bloccato. Ok? Se siete nella LJF, nello shortest job first, quello standard, non succede niente a questo punto. Il fatto che questo sia diventato ready viene considerato alla fine del quale processo corrente termina la sua di occupare la CPU. Mentre invece, se usate la formula preemptive, viene calcolato con la solita, con la formula, quanto è il CPU burst, quanto è lungo il CPU burst di questo processo che è diventato ready perché è finito l'input output. I casi sono due: o questo, arrivati a questo punto, per i nostri calcoli il processo corrente, a processo corrente rimangono un certo numero di millisecondi per finire il suo CPU burst. Quindi noi possiamo confrontare il CPU burst del processo diventato ready con quello rimanente del processo che era running. Se è più breve, mandiamo in esecuzione quello che è appena rientrato dall'input output. Se è più lungo, lasciamo running quello che è running. Quindi, invece, per quello si chiama shortest remaining time first, perché non andiamo a confrontare il CPU burst, ma andiamo a confrontare il tempo che rimane per finire il CPU burst. Per quelli che sono ready e non running è l'intero CPU burst, ma per quello running è la durata prevista meno quello che ha già eseguito. Ok? Scusa, sì. Ma in questo caso il context switch cioè non sarebbe, è considerato oppure no? Perché comunque il processo, nel caso in cui viene cambiato il tempo di context switch, entra a far parte in questo. Di solito in questi punti non si tiene in considerazione il tempo di context switch, che comunque è ordine di grandezza minore rispetto ai tempi di calcolo. Ok? Comunque l'osservazione è pertinente. Quando si lavora con gli hard real time, si mette in calcolo anche il tempo di context switch. Round robin. Sapete cosa significa round robin in inglese? Ve l'ho detto. È giro tondo. Chi era quello che faceva il giro tondo? Chi è che fa il giro tondo? Moretti, no? Nanni Moretti faceva i girotondi di protesta, c'era il movimento dei girotondini. Studiate storia d'Italia. Allora, un processo non può rimanere in esecuzione per un tempo superiore su quanto di tempo?
l'insieme dei processi pronti è organizzato come una coda. Ci sono due possibilità: un processo può lasciare il processore volontariamente oppure esaurire su quanto di tempo. In entrambi i casi il primo della coda dei processi pronti entra in esecuzione. Questo è lo scheduler che ha consentito di fare vero time sharing. È il caso più banale di scheduler per time sharing, ha anche questo dei pro e dei contro. Il pro è quello di essere democratico, il contro è quello di essere democratico, nel senso che non da starvation, tutti vanno avanti, ma talvolta dei processi hanno bisogno di avere maggiore responsabilità di altri. Se voi avete buttate via potenza di calcolo per avere ciò che vi serve. Se voi in un sistema avete il gestore, il processo che vi consente di scrivere il vostro messaggio di posta elettronica, e dall'altro avete un hoc player che vi fa sentire la musica, è ovvio che se l'hoc player non riesce a dare al DSP i dati in tempo, voi avete un fastidioso singhiozzo dell'audio. La durata del quanto di tempo è un parametro critico del sistema. Se il quanto di tempo è breve, vuol dire che noi spendiamo molto tempo con il context switch. Vuol dire che la percentuale di tempo utilizzato per far avvicendare i processi è più alto in percentuale, però il sistema, se avete tanti processi lì, è più fluido nella sua esecuzione. Mentre invece se avete un quanto lungo, se ci sono molti processi che elaborano, il tempo che passa fra l'esecuzione del processo e la nuova scelta di essere eseguito nuovamente, il tempo in cui rimane nella ready queue diventa più lungo, e quindi questo in sistemi interattivi può diventare fastidioso. Mentre per gli scheduler che avevamo visto prima non serviva hardware speciale se non interrupt input output, per poter fare uno scheduler di tipo round robin dovete avere un pseudo device chiamato interval timer, che è una sveglia per il processore. L'interval timer è un device che non fa niente, ma a questo device viene caricato un tempo limite, e questo device alla scadere fa un countdown, fa un conto alla rovescia. Nel momento in cui il conto alla rovescia raggiunge valore 0, genera un interrupt. Questo fa in modo che il processore dia il controllo, venga interrotto, quindi parte l'interrupt handler, quindi viene dato di nuovo il controllo al kernel, che riesce a riconoscere che il processo in esecuzione ha completato il suo quanto, e quindi viene mandato in esecuzione un altro processo. Nell'esempio di prima che avete, no, un altro, avete il P1 che fa 10 più 14, P2 6 più 4, P3 6, con un
questo caso un tempo un tempo di imputato minore di 2 millisecondi. Avete un tempo, quadro di tempo 4 più 1 parte in esecuzione, dovrebbe essere eseguito per 10 millisecondi al suo CPU bus, 10 millisecondi, ma quando arriva al tempo 4 finisce il suo quarto, quindi viene buttato fuori dalla CPU, dallo stato running, e il prossimo nella coda ready è P2 che vuole andare in esecuzione per 6 millisecondi. Anche P2 viene eseguito per 4 millisecondi e poi termina il suo time slice. A questo punto parte P3, che anche lui vuole 6 millisecondi, e arriva al tempo 12. Arrivati al tempo 12, P1, P2, P3 hanno fatto girare la coda ready, ma sono tutti e tre ancora nella coda ready. Tutte le volte che un processo da running ridiventa ready, torna in fondo. Quindi torna ready P1, che deve essere eseguito per 10, è già stato eseguito per 4, viene eseguito per altri 4 millisecondi. Quindi dal tempo 12 al tempo 16 torna P1. A questo punto viene eseguito P2, ne aveva già fatti 4, durava 6, al tempo 18 P2 chiede input output e quindi diventa blocco. Rimangono nella coda ready solo P3 e P1 in questo ordine, quindi viene eseguito P3 che anche lui fa 2 millisecondi e si blocca, viene eseguito P1 che viene fa 2 millisecondi e si blocca. Però nel frattempo, abbiamo detto che i tempi di input output sono brevi, prima che P3 vada in esecuzione, P2 è tornato ready, ma essendo tornato ready è andato in coda alla coda ready. Quindi dopo viene eseguito P2 per 4 millisecondi e termina. P3 era già terminato e alla fine continua P1. P1 è l'unico nella coda ready, ogni 4 millisecondi viene, riceve un interrupt, dell'interval time. Lo scheduler sceglie il processo ready, c'è solo lui e quindi riprende lui. Questo è il meccanismo che usa round robin. Una lettera può sfruttare mezzo secondo, il frame video no, e per questo che vengono messi gli scheduler a priorità. Notate che round robin non consente starvation, importantissimo, quindi siccome tutti i processi prima o poi continueranno la loro esecuzione se sono ready, non ci saranno mai processi che possono essere bloccati indefinitamente per colpa di altri. Un processo nella scheda della priorità è associato a una priorità. Lo scheduler sceglie il processo pronto con priorità più alta. Le priorità possono essere definite o dal sistema operativo o esternamente. Dal sistema operativo, un esempio se volete di priorità definita dal sistema operativo è shortest job first. La priorità veniva data a quello con il CPU bus più breve, ma era una scelta interna dello scheduler. Oppure ci possono essere delle priorità imposte dall'utente, dalla via interfaccia verso l'utente, cioè con delle system call apposta che definiscono la priorità dei processi. Scusi, sì. Quindi innanzitutto le chiedo scusa che le posso rispondere a una domanda su Windows. In secondo luogo le voglio chiedere, ma è la cosa che viene fatta quando in Windows si chiama il task manager e i vari processi si può impostare una priorità? Sì, oppure con il NICE a livello in Unix.
Unix c'è il livello NICE, che è l'assistente call NICE, che dice quella che è la priorità, ok, del processo. Infatti quello che vi chiediamo, e adesso capite perché, è se volete fare delle elaborazioni nei laboratori che prendano ore, giorni di calcolo, perché volete fare un esperimento, le potete fare, ma l'educazione verso gli altri utenti del sistema chiede che voi abbassiate la priorità della vostra elaborazione. Volete provare a craccare un file di password, perché se è un file sperimentale non reale, siete benvenuti a farlo, così capite come viene fatto e come fanno le persone che vogliono craccare un file di password. Però l'importante è non tenere la CPU occupata per chi magari durante il giorno vuole utilizzare quella macchina in maniera interattiva. Se mettete un valore di NICE alto, Unix ha di bello che ha le priorità alte con valori numerici bassi e le priorità basse con valori numerici alti. La priorità 0 è quella standard dell'utente. Un utente può limitare la sua priorità alzandolo, NICE. Solo root oppure un utente con delle priorità specifiche può avere le priorità negative. Ad esempio, se guardate il server X parte set user ID root, e uno dice ma perché, è pericolosissimo. In realtà lo fa solo per un attimo per portare la sua priorità a meno 11, perché c'è la necessità che l'interazione grafica abbia priorità. Cioè, quando spostate il mouse voi volete vedere la freccia che si sposta anche se ci sono delle elaborazioni pesanti, e quindi il server X viene portato a priorità meno 11, che vuol dire priorità maggiore di tutti i processi utente. Ok? Oppure anche se viene mandato un messaggio di tracciare qualcosa, è bene che venga tracciato subito, non aspettare gli altri processi che fanno le loro elaborazioni e poi tracciare dopo. Priorità può essere statico o dinamica. Priorità non cambia durante la vita del processo, e i processi a bassa priorità possono avere starvation per processi ad alta priorità. In realtà la ricerca metropolitana doveva essere associata con la dinamica. Priorità varia durante la vita di un processo, e la priorità dinamica, vedremo, può essere utilizzata per evitare la starvation. La leggenda dell'IBM 7094 era per, vedete quello che facciamo ora con X, che diamo maggiore priorità all'interazione con l'utente, perché l'utente deve essere, prima scherzava ma non più di tanto, confortato dall'avere un sistema che obbedisce ai suoi ordini. Quindi è come avere l'ente pubblico che subito vi risponde dicendo abbiamo preso in consegna la sua domanda, tipo come le proposte di legge di iniziativa popolare, e poi dopo le lascia nel cassetto. E l'IBM 7094 aumentava la priorità quando c'era un interrupt da utente. Allora, una volta risaputo il trucco, e le persone che avevano dei job particolarmente pesanti e volevano fare in fretta, semplicemente le tenevano come se fossero interattivi, e poi continuavano a battere il ritardo. Facendo così, quel ritardo non serviva a niente per l'elaborazione, ma il sistema avvertiva che c'era un interrupt da interfaccia utente, era carattere allora, e aumentava la priorità. Vabbè.
sono i meccanismi prima che diventassero diffusi i meccanismi di cracking dei sistemi informatici. Uno dei primi meccanismi di cracking effettuati riguardava i sistemi telefonici, in particolare, e questo per vedere le piccole furbizie, in particolare qualcuno si accorse che i telefoni pubblici americani, quando ricevevano una moneta, segnalavano al centrale che era stata inserita una moneta con un tono. Il caso volle che il tono esatto dell'inserimento della moneta fosse anche il tono di un fischietto che si trovava in una confezione di patatine. E quindi ci fu qualcuno che lo scoprì e le patatine andarono a lupa. Perché bastava fare tra l'altro negli Stati Uniti le long distance si fa prima il numero, poi si mettono le monete, quindi si poteva fare il numero e poi invece di mettere la moneta si fischiettava con il fischietto delle patatine e la centrale era convinta che era stata messa una moneta. Ok? È stato uno dei primi cracking dei sistemi telefonici. Ok, torniamo ai nostri schermi della priorità. Abbiamo detto che la priorità da starvation, la priorità statica. Beh, avete un processo sempre a priorità n e uno a priorità n più alta di n. Se quello a priorità n è sempre ready, quella priorità quello più alto è sempre ready, quella priorità più bassa non riesce mai ad acquisire il controllo del CPU. Allora come si fa? Bisogna rispettare la terza età, bisogna avere delle politiche che rispettino l'età dei processi, o meglio, si considera quanti processi sono invecchiati, aging significa proprio invecchiare, aspettando il loro turno nella coda ready. Praticamente cosa si fa? Man mano che un processo rimane nella coda ready, lo si aumenta di priorità. Facendo così, prima o poi, posto che la priorità aumenti di una quantità discreta, va bene, in casi tipici se usano gli interi per le priorità e c'è un limite massimo, prima o poi raggiungerà la priorità massima. Attenzione, una cosa che non viene spesso capita del meccanismo di aging: una volta che questo processo ha ottenuto la CPU, non rimane alla priorità massima, ma torna alla sua priorità ordinaria, e man mano che viene sorpassato da altri processi aumenta la sua priorità. Ok? Se no, dopo una prima attesa tutti andrebbero a priorità massima e il sistema non avrebbe più priorità. Se ci pensate come funziona questo modo con l'andata del tempo, questo modo privilegia quelle a priorità massima che avranno più cicli di esecuzione, ma fa in modo che anche quelle a priorità minima, lentamente se il sistema è carico, ma non vadano mai in starvation. Non avete una domanda di quelle super da perdere 10 minuti a rispondere? Perché secondo me se mi metto anche questo ci perdiamo. Ho avuto dei problemi a installare l'ultima versione di Ubuntu su un computer con una struttura, adesso non so specifiche, ma ha una decina d'anni. Allora, non lo so, in Dagos mi dice l'architettura nello specifico. Possiamo guardarci.
La 10.10 rispetto alla 10.04 è diversa, nel senso che la 10.04 è stata pensata per un largo pubblico, si chiama Long Time Support, LTS c'è scritto di fianco, e quindi è una versione per chi, diciamo, per chi ha bisogno di tranquillità in produzione. Viene garantita il mantenimento per parecchi anni. Mentre invece la 10.10, ne viene fatto di norma uno ogni due anni, direi, di LTS. La precedente infatti era la 8.04. Invece le altre tre, perché ne venga rilasciato due all'anno, sono versioni, non sono sperimentali, però sono versioni previste per chi vuole l'ultimo grido tecnologico, l'ultimo grido di software, ma non hanno un supporto a lungo termine. Non so le scelte di Ubuntu, di solito quali sono espressamente le problematiche che hai riscontrato? Sono riuscita a fare l'installazione, però fin da quando stiamo installando il sistema operativo lo schermo ha cominciato a avere dei problemi, come se facesse fatica a riconoscere una scheda grafica. Quindi mi dava, non so spiegarvelo, come quando delle interferenze nello schermo. L'immagine era decentrata, continuava a tremare, c'erano delle righe bianche. Allora, quello qual è l'interazione che ha X con lo schermo? Se voi guardate, dentro il kernel di Linux ci sono i driver delle schede grafiche. Dentro X ci sono i driver delle schede grafiche. E vedete, stanno qui o stanno lì? Stanno da tutte e due le parti. Perché? Perché l'effettivo dialogo con l'hardware lo fanno a questo livello. Poi standardizzano la comunicazione e dentro il server X ci sono i moduli corrispondenti che parlano con questo. Io non so che scheda grafica lei abbia, però di solito lato kernel stanno molto attenti a non rompere i conti col passato. Non mi pare che abbiano cacciato via nessun driver. Le prove da fare però sono, cioè, se vuole contribuire alla risoluzione del problema, come si fa? Si installa una versione completamente testuale, cioè se si disinteressa della grafica. Se non va neanche quella, allora prima si fa un salto a San Luca con il cecino alle scarpe, poi si va a indagare per andare a vedere cosa è successo. Comunque, poniamo, visto che il problema è grafico, secondo me quello funziona. A questo punto si prende, è una politica standard di debugging, dovete trovare cose indipendenti, ortogonali, e separare il problema in modo da dire questa parte la elimino, questa là, e mi concentro nell'altra, e così via a scalare. La prima grossa divisione che bisogna fare è prendere l'XOR precedente e vedere se l'XOR precedente con il kernel attuale va, oppure ricompilarsi il kernel e vedere con l'XOR di distribuzione se va. A questo punto si vede se il problema è nella parte XOR o nella parte kernel. A questo punto, nella seconda dei due casi, bisogna andare a vedere
aiuta molto. Tra l'altro, se la chat lei dice che comincia a dare dei disturbi, poi si pianta. No, sono per arrivare a funziona. Ma quindi non vede più nulla? Faccio molta fatica a leggere le istruzioni. Però se fa controllare F1, esiste ancora controllare F1? Può fare login testuale. Sì, posso fare tutto, posso installare programmi, posso. Dalla finestra terminale, dalla scegli modalità testuale, lei usa controllare F1, controllare F1 se lo fa anche adesso sul suo sistema, le dà il login, ma proprio senza X, solo meno testuale. A quel punto può provare a mettere. Tra l'altro, una cosa, può darsi che l'abbiano già risolto. Ha provato ad aggiornare tutto il sistema dopo l'ultimo grido e lo stesso rimane. E ha avuto casi di altri con il medesimo hardware che hanno dato lo stesso problema. Allora, io un 10-10 non so. Non sono riuscito a installarlo, ero lì per coppia, è venuta una signora con un vecchissimo Toshiba, a parte che avevo già delle difficoltà perché mancavano dei tasti e quindi dovevo direttamente spingere lo switch sotto perché mancava proprio il tasto. Però fatto sta che riuscivo a far partire l'installazione e si piantava proprio il video, sembrava andare, ma poi cominciava ad avere delle interferenze e da me si faceva freddo dopo un po'. Però gli ho dato la colpa, un hardware messo in quelle condizioni, chissà, magari ha anche un problema hard, esistono anche quelli ogni tanto. Se mi fa avere le indicazioni di qual è l'hardware, faccio una caccia anch'io per vedere. Altri qua nell'aula hanno avuto problemi sul 1010? Ma che scheda grafica ha? La memoria non ricorda. Perché di solito non è che ci siano molti. Ormai sono abbastanza stabili. È vero che dove siamo nel 2010? Ok, e il numero delle macchine in circolazione cala con la vecchiaia delle macchine, quindi oggi una macchina con hardware del 2005, macchine in giro per l'hardware del 2005 sono molte meno delle macchine con hardware del 2010. Quindi se uno anche volontariamente ha introdotto un bug, il numero di persone che si lamenta, il numero di persone che cacciano in guaio, man mano che l'hardware diventa obsoleto, cala. E quindi è naturale che più è vecchio l'hardware meno è supportato, soprattutto se avete delle schede diciamo molto, molto strane, originali, fuori d'accordo. Proprio perché se è stato introdotto accidentalmente un problema, se già erano pochi quelli che lo usavano quella scheda quando la scheda era nuova, se poi lasciate passare degli anni sono veramente quattro gatti, loro sono degli informatici professionisti, quindi finché non funziona come vogliono loro non si danno pace, oppure gli altri dicono va, è vecchia, ne funzionava, no? Tutte le cose hanno problemi di compatibilità. Io è la prima volta che l'ho sentito, a parte quel problema di quell'hardware vecchissimo e malandato che 10-10 ha avuto problemi sulle macchine dove l'ha installato io. Accidente funzionato, nel senso io dopo aver installato 10.10 ho provato con 10.10
Sì, quello che hanno fatto è che accidentalmente è stato inserito un problema di retrocompatibilità e non nessuno se ne è accorto, perché magari quel hardware è vecchiotto e nessuno nel sistema, nel team di sviluppo l'aveva. Avete mai sentito parlare di test di regressione, regression test? Tutte le volte i team quando hanno un progetto hanno un insieme di problemi campione, e quando inseriscono una funzionalità nuova, prima di rilasciarla provano che tutti questi problemi campioni funzionino ancora. Ora ovviamente questo non garantisce niente, è il minimo di garanzie sindacali, perché può darsi che questi funzionino tutti ma in un caso specifico non funzioni più. Ma anche nel kernel, quando si mette una novità, prima di consentire che la novità entri nella versione ufficiale, bisogna passare tutti i test di regressione per vedere di non aver messo a posto una cosa per dare il minimo di probabilità che questa accada. Però ovviamente può accadere. Altre domande? Prima nessuno, per tante. No, a proposito di scheduler, avevo letto che dalla versione del kernel 2.6 in poi, l'algoritmo che sceglie quale processo andrà in esecuzione inizialmente era O di log di N, dopodiché è diventata una costante. O di 1. Come fa lo scheduler a scegliere in un tempo costante? Allora, O di 1, due cose. O di 1 è un modo di dire, anche le hash si dice che sono O di 1. O di 1, se fosse veramente O di 1, non si fa nessun ordinamento in O di 1. Quindi se devi scegliere qualcosa, però si può fare che abbia O di 1 nel momento in cui ti serve, perché vedi man mano che hai la CPU a disposizione di tenerti le cose in ordine, in modo che quando lo scheduler va a lavorare ha pronto ciò che gli serve. Questa è una cosa. E poi non è O di 1, sì, nel caso tende ad essere O di 1 se tutto va bene. Se non ha avuto tempo di mettersi le cose in ordine, ovviamente può essere più alto. Con O di 1 non si riesce a fare nulla a questo mondo per tenere in ordine le cose. Però è anche vero che la CPU ha dei tempi morti, quindi se invece di aspettare il momento in cui devi schedulare un processo a dire e adesso quale scelgo e fare i conti li fai quando puoi, in realtà rende lo scheduler in quel momento, se tutto va bene, anche uno. Attualmente quando Ubuntu dice di sì, c'è questo pacchetto completo, poi man mano che passeranno i mesi ci saranno gli aggiornamenti del kernel, aggiornamenti importanti, profondi. Cosa rende questa versione di Ubuntu da 10.10? Se io tra un anno farò 5-6 cambi di kernel, quella sarà sempre una 10.10 con un kernel aggiornato? Oppure io devo ristallare Ubuntu, per esempio, la 11.10 quando ci sarà... Quando si fa una versione di una distribuzione si decide una collezione di pacchetti e si mantengono organizzati quei pacchetti. Ad un certo punto, prima del rilascio della versione successiva, fra una versione e l'altra ci sono tanti pacchetti sperimentali che entrano nelle versioni sperimentali che le persone non vedono, oppure in Debian avete le versioni unstable e experimental, che quindi potete usare ma a vostro rischio e pericolo. Questi pacchetti
ad un certo punto si dice freeze, si dice adesso fermiamoci e guardiamo quello che mettiamo nella prossima versione. Da quel punto in poi non è che uno può dire no dai, ne ho uno che mi è arrivato adesso, no, freeze, quello se vuoi andare nella prossima versione. Si mette l'elenco dei pacchetti, si rende tutto armonioso e si manda in la distribuzione, e a quel punto la nuova versione della distribuzione, a quel punto viene mantenuta questa versione con gli aggiornamenti, tutto quello che va dietro, però la collezione è stata definita a priori. Però quando uno vuole cambiare da una versione della distribuzione a un'altra, non deve reinstallare. In Debian basta che cambi il repository. Dice, se prima diceva Squid, adesso dice Lenny, no? O viceversa. Per Ubuntu vi compare quando fate l'aggiornamento pacchetti, è uscita la nuova versione, vuoi aggiornare? Se avete una versione LTS vi fa vedere solo successive LTS. Se invece avete una 10.10, quando arriverà la 11.04 dice guarda che c'è la 11.04, ok? E a quel punto uno decide o rimane con la vecchia e solo aggiorna i pacchetti. Per dopo un po' sui vecchi, adesso se voi avete la precedente Debian si fanno gli aggiornamenti di sicurezza, ma non si mettono nuove feature. Per un certo periodo di tempo la sicurezza è garantita, però non di più, perché ci si concentra sempre sulla nuova versione. Solo una domanda, hanno parlato di fare processi molto lunghi nel computer del laboratorio. Sì. Però non ha detto magari un'idea di quanto bisogna mettere come priorità, tipo 1, 5, 10, cioè qual è un buon modo, una buona norma, ecco. Dipende, basta che sia maggiore di 0 e viene preferito il processo iterativo. È ovvio che se uno vuol fare un processo che dura giorni lo mette al minimo, quello. Quante volte bisogna chiedere per cortesia prima di entrare? Dipende da quanto uno è educato, e a quel punto però magari semplicemente dopo un po' gli amministratori troncano il processo. Di solito se non crea disagio agli altri non lo troncano. Di solito se invece si vede che non si riesce a lavorare, se anche a bassa priorità e riempie il sistema di processi, a quel punto per sopravvivenza si taglia il processo in esecuzione. Ok, abbiamo fatto il tappo previsto, ha scatenato la domanda e tutti. Thank you.